Hanno inizio oggi i lavori di restauro dell'affresco realizzato dal professor Alvaro Sarteanesi, raffigurante il vescovo Giovanni Muzzi e collocato nella parte esterna del chiostro di San Domenico. Un lavoro voluto dall'Associazione per la tutela e conservazione dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere. È con noi il presidente dell'associazione, Katia Cecchetti. Presidente, come nasce l'idea di restaurare, diciamo, questo affresco? Ma è in linea con gli obiettivi che sono ben enunciati nell'articolo 3 del nostro statuto, che appunto sancisce l'intento di valorizzare il patrimonio dell'Alta Valle del Tevere, di conservarlo e naturalmente di operare anche degli interventi di restauro. Questo affresco rientrava tra le nostre priorità, visto e considerato lo stato diciamo di degrado cui versa, ed è un affresco chiaramente caro a tutta quanta la cittadinanza, proprio per, non solo perché è realizzato dal professor Alvaro Sarteanesi, una figura diciamo di artista tutto tondo, noto non soltanto nel panorama diciamo locale, ma anche la figura stessa del Muzzi. Vorrei ricordare che nel 2019 ricorrevano i 170 anni dalla morte di questo prelato che tanto fece per la nostra città, tra cui forse probabilmente tutti noi ricordiamo le memorie civili ed ecclesiastiche, punto di riferimento importante per studi e attività di ricerca. Dobbiamo dire grazie al Kivanis Club di Città di Castello, che ha finanziato per intero questo intervento, e l'intervento che verrà realizzato dalla restauratrice Laura Zamperoni, che è anche una nostra socia. Ringraziamo della presenza anche l'assessore Vincenzo Tofanelli, che è l'assessore alle politiche culturali del comune di Città di Castello, e del figlio del professore Alvaro, il professor Piero Sarteanesi, che oggi ha voluto essere presente con noi proprio per acclarare ulteriormente l'importanza di questa figura di padre, ma anche la realizzazione di un affresco che è proprio caro alla memoria di tutti quanti i cittadini tifernati. A rendere possibile questo intervento di restauro, finanziandolo, è il Kivanis Club di Città di Castello. Presidente Paola Dini, come nasce la volontà di restaurare proprio questo affresco? Ma questo affresco, prima di tutto, perché è un affresco della nostra città. E tra l'altro, io, lavorando qui in ospedale, tutte le mattine quando venivo al lavoro vedevo questa immagine. E poi perché noi del Kivanis, sinceramente, tutti i restauri che abbiamo fatto, compreso anche quella della Madonna del Belvedere, eccetera, e perché veramente ci crediamo. Ora noi siamo un club piccolo, non siamo un club grande, però quello che possiamo cerchiamo sempre di farlo nel miglior modo possibile, e sperando che anche questo, come ci ha detto già la dottoressa prima, alla fine di giugno verrà finito e quindi lo potremo rivedere come era quando è nato praticamente. Un restauro che nasce all'interno di una zona della città, del centro storico, che sta subendo una grande modifica, una forte riqualificazione. E di questo ci parla l'assessore alle politiche culturali, Vincenzo Tofanelli. Sì, grazie all'associazione che consente il recupero di questo affresco su un'area che si sta, diciamo, riorganizzando, perché a breve avremo l'inaugurazione della piazza dell'archeologia, che si colloca davanti alla Pinacoteca, dove tra l'altro verrà ricreato l'ingresso originale della Pinacoteca. E qui abbiamo chiaramente vicino a San Domenico l'ingresso del chiostro, dove anche all'interno ci sono diverse lunette, che anche quelle in parte recuperate, in parte da recuperare. Purtroppo anche questo elemento del Covid ci ha un po' limitati, in quanto c'erano già degli interessamenti anche per un recupero delle lunette interne, di alcune lunette, e alcune associazioni che si volevano proporre per fare questo. Quindi quest'area molto importante, con San Domenico che ha sempre il suo ruolo con il festival, che è l'iniziativa più importante, diciamo, che alcune città di Castello dal punto di vista musicale, e dove tra l'altro abbiamo anche diciamo, la
dove è, diciamo, posta la Beata Margherita, che tra l'altro adesso è in corso della canonizzazione, perché si ricorda il settecentenario, e quindi ci potrebbe essere veramente, che può essere trasformata come santa, e quindi potrebbe essere un luogo di frequentazioni da parte di turisti, e è un luogo poi tanto caro ai tifernati. Rimane ovviamente l'ospedale qui, l'ospedale vecchio che abbiamo qui davanti a noi, che è un punto interrogativo, che speriamo anche che questo si possa dissolvere e quindi andare a un recupero definitivo. Quindi grazie comunque all'impegno dell'associazione per il recupero di questo affresco. Con noi il professor Piero Sartianesi, figlio dell'artista Alvaro che realizzò l'affresco raffigurante il vescovo Giovanni Muzzi. Professore, il rapporto con la città di suo padre è storico. Questa non è che una delle tante opere appunto realizzate da il noto professor Alvaro Sartianesi. Quanto è importante quest'opera? Questa è un'opera importante come tutti i suoi affreschi, anche, capito, come si dice, quello è l'affresco che in via Sant'Andrea ha restaurato la dottoressa Zamperoni, che io ero presente quel giorno. Dovrebbe se trattarsi di una cosa controversa, non si sa se è San Giacomo o Sant'Andrea, però hai capito, per quanto riguarda gli affreschi, ci sono tutta una serie di affreschi che mio babbo ha dipinto, al cimitero di Città di Castello, la chiesa grande, tutta la cupola, e adesso ci si dovrà occupare di quegli affreschi per il restauro, tutta una serie sull'ottagono di grande rilievo per quanto riguarda la città e il cimitero della città.